tutta la campagna elettorale, se eccettuiamo soltanto Storace, che è l'unico che ha esperienza, tutta la campagna elettorale, tutti i candidati parlano dei problemi di Roma con una superficialità e con una incompetenza veramente impressionante, non hanno veramente idea di cosa stanno parlando. La candidatura di Giorgia Meloni rappresenta una discontinuità con il passato? Potrebbe rappresentarla, la discontinuità bisogna costruirla sui progetti, sui programmi e sulle idee oltre che sugli uomini. In Giorgia Meloni però prevale più che la discontinuità la rimozione, è come se fosse arrivata a Roma l'altro ieri, è come se non avesse avuto nulla a che fare con la nostra amministrazione, non è questa la strada. Io credo che bisogna avere una grande volontà di unire il centrodestra, perché senza un centrodestra coeso non si va da nessuna parte, e poi una valutazione attenta di quello che noi abbiamo fatto, senza rimozione e senza ipocrisie. Dice questo perché appunto la Meloni, Fratelli d'Italia, Rampelli hanno condiviso le scelte della sua giunta oppure no? Allora, c'erano assessori che facevano riferimento a quel mondo, c'erano presidenti municipalizzati che facevano riferimento a questo mondo, quindi nessuno si può permettere di chiamarsi fuori. Il centrodestra deve costruire la discontinuità non scaricando tutte le responsabilità sulle mani, che è puerile, ma semplicemente analizzando bene le cose positive e quelle negative che sono state fatte. Quello che deve far riflettere Giorgia Meloni è questo: se delle persone che hanno fatto gli assessori, che hanno avuto ruoli importanti durante l'amministrazione vengono ricandidati con lei, lei non se ne può uscire semplicemente dicendo io l'alemano non lo conosco e con la sua amministrazione non ha nulla a che fare. Deve prendersi anche le sue responsabilità per costruire una discontinuità su un ragionamento serio e non semplicemente sulla rimozione. Si è parlato molto in questi giorni del presunto legame tra Virginia Raggi e una società legata all'ambiente della sua giunta, che cosa ha da dire? Guarda, io di questa cosa non ne so niente perché non conoscevo manco l'esistenza di questa società. Devo dire francamente mi sembra una cosa estremamente gonfiata, una cosa relativamente banale. Dico semplicemente che non bisogna pensare che un semplice incarico professionale rappresenti chissà che cosa. Quella società non aveva nulla a che fare con me e con la mia amministrazione. Se era un'iniziativa personale di chi l'ha fatta, ma non, certamente non rientrava in nessun modo dal punto di vista politico della nostra amministrazione. La candidatura che la preoccupa di più? Sicuramente la candidatura della Raggi è quella che appare più improbabile per i programmi che porta avanti. Cioè, sono ragionamenti totalmente astratti e anche quelle poche cose su cui tutti dovremmo essere d'accordo, come le Olimpiadi, vengono negate. Quindi sicuramente c'è un elemento di preoccupazione rispetto a questa candidatura, ma la vera preoccupazione non è sulla Raggi, su altri, la vera preoccupazione è su quello che manca in senso positivo. Manca, salvo appunto l'esempio di Storace che lavorerà in queste settimane, manca una proposta politica adeguata alla gravità di Roma, strutturata, che dice dove prendere le risorse, dove andarsi a muovere, eccetera. Tutti i candidati oggi si muovono per schemi ideologici estremamente semplificati.